Vi ringrazio per avermi segnalato questa importante iniziativa promossa dall'Associazione Memoria Viva in occasione del Giorno della Memoria. Sono convinto che tra i doveri di chi rappresenta le istituzioni vi debba essere anche quello di mantenere sempre vivo il ricordo dell'Olocausto, una delle ferite più dolorose della storia europea. Quindi ribadire senza ambiguità la condanna ad ogni forma di negazionismo e di fare della memoria un patrimonio da custodire e tramandare con cura alle nuove generazioni. Chiunque abbia conosciuto l'inferno dei campi di concentramento è rimasto per sempre profondamente segnato nell'anima. La paura, la solitudine e il senso di alienazione hanno accompagnato per tutta la vita queste esistenze, così come l'esigenza di raccontare, testimoniare e dare voce ai ricordi, seppur dolorosi e drammatici. Il racconto della Shoah dal punto di vista di una bambina è una testimonianza struggente che si unisce idealmente ai ricordi e alla voce di almeno 1,5 milioni di bambini, vittime innocenti della feroce nazista e dei suoi fiancheggiatori. Nulla più di questo può aiutare a comprendere la radice di odio che fa l'origine di quell'orrore. Una radice che, se non estirpata, può sempre rigermogliare con nuove forme di intolleranza, razzismo e antisemitismo. L'umanità deve essere capace di fare della memoria della Shoah un ammonimento perenne, un messaggio che non resti solo tra le righe di un testo di storia, ma sia vissuto nel presente, nella visione di una società in cui ognuno abbia il suo spazio, le sue idee, le sue opportunità e la sua dignità. Nulla più di questo, credo, potrà riscattare l'infanzia rubata di Lidia e dei tanti bambini vittime dell'Olocausto.